L'iniziativa di questa mattina mette il dito su una piaga nazionale, che è la gestione dei nostri litorali. Fino ad oggi è stata in mano ai concessionari, diciamo che lo Stato si è disinteressato sostanzialmente, diciamo che questo non può andare più avanti. Così su tutti i territori ci sono i cittadini che rivendicano le spiagge libere, la percentuale di spiagge libere, perché nessuno vuole impedire che ci siano degli stabilimenti con le concessioni. Intanto le concessioni devono essere non prorogate, ma fatte le gare. E io confido molto che Draghi obblighi a fare le gare, perché lui viene da una, diciamo, cultura europea. L'Europa ha dato delle direttive ben precise sulle gare e non si fanno le proroghe. È una questione di trasparenza per dare opportunità a tutti di concorrere, se no sono sempre le stesse persone. E questo, secondo me, darà un grande rilancio, se noi facciamo le gare, anche alla gestione. Perché chi sa di avere la spiaggia a vita e nessuno gliela leva è anche demotivato da tenere bene la spiaggia, da tenere bene tutto, di fare rispettare le regole. Invece noi dobbiamo, attraverso le gare, rinnovare, poi parteciperanno anche gli attuali e vediamo chi vincerà. E questa è la cosa importante, che può essere una rivoluzione in questa situazione che è ferma oramai da anni e che Franceschini vorrebbe fosse congelata fino al 2033. Noi con Draghi vogliamo che si faccia, e confido che il Presidente del Consiglio seguirà, e invito anche Mare Libero, eccetera, a intervenire sul Presidente del Consiglio per l'applicazione della direttiva europea. Grazie.